Professore Saviano, oggi la festa dello sport per circa 1000 bambini è un po' anche il coronamento di un progetto che vede lo sport nei circoli didattici, quindi per i ragazzini. Lei è un sostenitore dell'attività motoria anche nelle scuole ed è contrario invece alla specializzazione. Sì, intanto ringrazio la dirigente Angela Ducci e i colleghi delle scuole primarie per la fiducia, per aver creduto in Sport Days e quindi aver inserito questa bella, grande manifestazione all'interno della nostra. Sono tanti bambini che attivati in un ambiente di sport polivalente, nel senso che i ragazzini provano più discipline, quindi hanno modo poi di scegliere quelle che è più congeniale alle loro aspettative, alle loro capacità, ma poi se non diventeranno campioni sarà la stessa cosa, perché avranno acquisito comunque una cultura sportiva ed è quello che si sta abbandonando soprattutto nella nostra metodologia sportiva. Bisogna un po' raddrizzare la cosiddetta bacca, perché ognuno va per conto proprio. Oggi abbiamo degli elementi scientifici e metodologici per poter agire correttamente nell'educazione sportiva dei bambini, per cui non perdiamo questa opportunità, diamo un momento di riflessione a tutti coloro i quali operano nella scuola primaria, nella scuola dell'infanzia, perché loro saranno il nostro futuro, anche per eventuali medaglie olimpiche. Domani si prosegue con il secondo circolo, poi ci sarà il sesto, insomma è una 3 giorni ricca di iniziative. Vediamo che ci sono iniziative di avvicinamento al basket, alla pallavolo, al tennis e poi anche circuiti che insomma stimolano soltanto all'attività, al divertimento. Le cosiddette capacità coordinative, che è un termine tecnico che preferisco non usare appunto per televisione. Ripeto, i bambini devono provare un po' tutte le discipline. È una 3 giorni che viene sostenuta anche da un grande lavoro del nostro staff, perché oltre ad avere un impegno abbastanza massivo nel pomeriggio, lo ha anche di mattina, però questo è più piacere, perché noi vediamo dei bambini che sorridono, si divertono e poi praticamente anche la nostra attenzione è quella dei maestri e dei dirigenti, perché le cose vadano bene. E in più oggi in particolare c'è anche un progetto dell'ACI assieme per guida sicura, il collegamento con il nostro con la polizia municipale e anche il progetto sulla frutta, sull'alimentazione che è fondamentale, perché lo ribadisco qui, non sono io lo scienziato, che attraverso un'ottima alimentazione si evitano pure tantissime malattie. Geppino Giacobbe, oggi la prima di 3 giornate di festa dello sport con tantissimi ragazzini delle scuole dei circoli didattici di Avellino. La festa dello sport arriva anche un po' a coronamento del progetto Sport di Classe. Diciamo che questa è una festa dello sport della scuola del quinto circolo, però comunque, come ha detto lei, si susseguirà pure domani e dopodomani per quanto riguarda il secondo e il sesto circolo. È una festa dove si racchiude un po' tutto lo sport che è stato svolto nell'ambito dell'anno scolastico, diciamo che siamo alla chiusura dell'anno scolastico, ed è importante vedere tanti bambini che si sono avvicendati in vari sport nell'ambito della scuola. Hanno fatto scherma, hanno fatto atletica leggera, hanno fatto pallavolo, pallacanestro, quindi in definitiva è il giorno loro per vedere che cosa hanno fatto nell'anno. Soprattutto un modo per cominciare a fare attività motoria, per avvicinarsi a discipline che poi non insegnano soltanto un gioco in particolare, ma anche uno stile di vita e un modo di socializzare corretto. Ma non devono, assolutamente non devono insegnare uno sport in particolare, perché fino ai 10-12 anni dovrebbero fare tutta attività sportiva in generale, in modo tale che poi sono preparati per ognuno di loro per cercare di affrontare il proprio sport. Ma l'ha detto bene la responsabile del non so come si chiama, la CEA della frutta, insomma, quelle che hanno portato la frutta qua, ha detto bene, sono 5 i punti fondamentali che devono cercare di capire questi ragazzi ed è importante che questo oggi l'hanno capito. Insomma. Quasi 1000 bambini dai 5 anni agli 11, oggi è una grande festa, preside Tucci. Sì, molto, è una festa praticamente con noi, con cui noi chiudiamo le nostre attività scolastiche. È un momento tradizionale del circolo e va a chiusura, a completamento di tanti progetti avviati. I progetti sono, noi abbiamo fatto una scelta, quella di intensificare le attività
sportive a scuola, quindi le attività delle ore di educazione fisica, e insieme praticamente al CONI abbiamo scelto di fare un progetto che si chiama Sport di Classe, questo già il secondo anno, per cui questo rappresenta anche un momento in cui i bambini completano questo progetto, cioè loro hanno avuto la possibilità di avere un docente di educazione fisica che ha accompagnato sempre in tutte le attività il docente dell'area comune che è destinato a fare le attività di educazione fisica, per cui avere un esperto è fondamentale. Noi ci battiamo per poter avere proprio l'educazione fisica alla scuola primaria e anche nei 5 anni dell'infanzia, perché non solo è un momento di sfogo, ma soprattutto abitua i bambini a muoversi. Ormai sono sempre seduti, a scuola sono seduti, a casa sono seduti, insomma si fa poca attività fisica, e in più li motiva. Attraverso lo sport loro imparano al rispetto delle regole, al rispetto dell'altro, al rispetto dei ruoli, quindi è fondamentale. In più, quindi va in questo verso tutta quanta la progettazione della nostra offerta formativa, e va anche nella direzione di abituare i bambini a un corretto stile di vita, che è quello di attenzione alle attività fisiche, ma attenzione anche all'alimentazione, attenzione alla salute, per cui con varie associazioni praticamente abbiamo sempre realizzato percorsi paralleli per raggiungere questi obiettivi trasversali, compreso quello che quest'anno, oggi per esempio qui concludiamo anche un programma che è il programma Frutta nelle Scuole, Frutta e Verdura nelle Scuole da quest'anno, che è un programma comunitario importantissimo, non solo a sostegno delle nostre politiche agricole e forestali, ma soprattutto ha questa valenza educativa ed insegna ai ragazzi non solo al consumo, a sensibilità al consumo della frutta e a quello che significa il consumo della frutta, ma proprio lì attraverso misure di accompagnamento, loro hanno fatto visita anche a delle fattorie didattiche del CREA, li abitua a capire come il prodotto biologico nasce, cosa significa un prodotto biologico rispetto invece a un prodotto dell'agricoltura tradizionale, quindi che fa uso di fitofarmaci e cose di questo tipo, e quindi è veramente fondamentale, e quindi per noi oggi è veramente una grandissima festa, anche perché il Ministero ci ha regalato questa opportunità a pochissime scuole in Italia, per cui oggi faranno questa distribuzione eccezionale di frutta, quindi che si sposa benissimo con le attività fisiche che stanno facendo, col caldo di oggi, e quindi diciamo speriamo che sia di gradimento notevole per tutti quanti, insomma per adulti e bambini, perché poi i bambini si aprono sempre con molta facilità le novità. Noi adulti siamo sempre un po' reticenti, e quindi avere questo momento in cui ci si mette, cioè ci si pone in maniera trasparente anche rispetto agli adulti è importante, quindi è sicuramente un momento fondamentale.